Oggi torniamo a parlare finalmente di libri. Sapete che qui sul mio canale, se siete interessati, c'è una playlist che contiene interamente libri che parlano di scienza o di fantascienza e io mi ritrovo a leggere praticamente solo libri di questo, su questo tema. Oggi invece vi parlo di un libro che mi ha consigliato Tommaso di Geopolitica Discorrect, vi lascio il link al suo canale in descrizione, parla di geopolitica, e, di Oliver Sacks, che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. È un libro particolarmente interessante, si parla in questo caso di neuroscienza e in particolare Sacks, che è un medico, ha raccolto alcuni tra i suoi più importanti casi, importanti nel senso anche particolari, persone che lui si è ritrovato a curare che avevano delle patologie veramente molto peculiari, non so come altro definirle perché sono delle cose che tu dici: ma come cacchio? Cioè, allora, è curioso sotto diversi punti di vista. Da una parte ti viene proprio la voglia di sapere quale sarà il prossimo caso strano, perché dici: non può esserci niente più strano di questo che sto leggendo, e invece poi al capitolo dopo ti rendi conto che c'è una cosa che è ancora più strana. Questo è molto particolare come cosa, e poi è curioso nel senso che ti viene voglia di capire quali sono i meccanismi alla base di queste patologie o di queste problematiche che saltano fuori. Ad esempio, vi faccio un mezzo spoiler, diciamo, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è un capitolo e si tratta di una persona che praticamente non riesce più a individuare, a correlare a una cosa che vede di che cosa si tratta, cioè nel senso magari scambia sua moglie per un cappello nel senso che c'è proprio la scena di questa persona che mentre va via fa per prendersi il cappello, comincia a tirar su e poi si rende conto che sta tirando i capelli di sua moglie, pensando fosse il suo cappello. Vabbè, scene tragicomiche, nel senso che ti rendi conto che ci sono delle cose che vengono affrontate con un sorriso, che però si rivela un po' amaro, perché ci sono delle patologie, se così si possono definire, che sono buffe, sono buffe, ragazzi, è vero, cioè fa ridere che questo prende, si alza e tira su la moglie invece del cappello, però d'altro canto sono anche un po' tristi, nel senso che poi ti rendi conto che molti di questi pazienti vivono nel loro mondo isolato, cioè loro capiscono che c'è un problema, però, come dire, non lo sanno risolvere, quindi cercano delle scappatoie per vivere una vita che sia il più normale possibile, no? Anche se spesso questo non è possibile. Comunque, devo dire, veramente interessante. Sono in totale 24 storie diverse, 24 capitoli. Ogni capitolo, naturalmente, è dedicato a una storia in particolare. La cosa che mi piace è che ogni capitolo ha un titolo che in realtà è come se fosse una specie di riassunto rispetto al paziente che viene analizzato in quel capitolo. La tristezza che ho, diciamo, nominato prima, si rivela anche nel fatto che comunque spesso questi pazienti poi vengono persi di vista, magari cambiano medico, quindi non si sa bene che fine facciano. Però rimane comunque un testo particolarmente interessante, soprattutto se amate il mondo medico, comunque scientifico in generale, perché vi fa capire proprio quant'è difficile comprendere i meccanismi di ogni essere umano e quanto poi ogni essere umano è completamente diverso dall'altro è proprio, non lo so, mi ha colpito molto come lettura, devo dire la consiglio particolarmente. Oltretutto è molto scorrevole, non è complicato, non usa tecnicismi, questo proprio tranquillamente posso dirlo. E anche per una persona come me, che non è che sono un'esperta di medicina, voglio dire, è stato piuttosto facile comprendere, laddove insomma era possibile, i meccanismi che si celavano dietro a questi personaggi che costellano, diciamo, tutto il libro. Di Oliver Sacks mi hanno regalato anche un altro libro. Dove sta? Eccolo, mi hanno regalato anche Un antropologo su Marte, che ancora devo leggere perché praticamente tra Natale e laurea mi hanno regalato una cifra di libri, quindi sto cercando adesso che ho un po' più di tempo di leggerli tutti, ma per adesso sto leggendo Il diritto di contare. Comunque, che vi stavo dicendo? Fatemi sapere giù nei commenti se l'avete letto, se vi è piaciuto, se consigliate qualche altro libro di questo genere. Penso che potrebbe essere anche un ottimo libro da regalare, in questo caso, se c'è una persona che è particolarmente amante di queste cose mediche, scientifiche, potrebbe essere un regalo interessante. Come sempre, io vi aspetto al prossimo video. Io sono Eliana e questo è
To the Science and Beyond. Ha detto Luna che quando dico To the Science and Beyond ho una vocina stridula, quindi farò To the Science and Beyond, punto. Ed è colpa di Luca.